La Basilicata alla BIT di Milano, dove durante la prima giornata è stato reso noto il bilancio della stagione turistica 2022, aumentate le presenze straniere che hanno raggiunto, in valori assoluti, lo stesso numero del 2019. Uno stand molto apprezzato dai visitatori che sin dall'apertura della borsa hanno voluto conoscere da vicino le proposte turistiche della Basilicata, raccogliendo informazioni e depliant ai desk allestiti lungo lo stand. Il momento principale della giornata si è tenuto nel pomeriggio con la conferenza stampa APT Basilicata, quale futuro per il turismo lucano, tendenze e prospettive per il 2023. Nel corso dell'incontro, il direttore Nicoletti ha illustrato i risultati della passata stagione. I dati del 2022 ci portano a 745.000 arrivi, 2.200.000 presenze, un più 32% e più 23% rispetto al 2021, con una presenza di turisti stranieri che è equiparata ai numeri del 2019. Perché è significativo questo dato? Per un motivo semplice: se nel 2019 avevamo l'effetto trainante di Matera capitale europea della cultura, nel 2022 non avevamo questo grande evento internazionale, eppure i turisti stranieri ci hanno scelto. Ci hanno scelto perché abbiamo investito sull'estero, perché il turista straniero ama l'offerta verde, ama l'offerta culturale, ama la scoperta, e la Basilicata è la scoperta di una Italia che all'estero è ancora poco conosciuta, e investiremo ancora di più per farla conoscere di più e meglio.